difenderà. Siamo qua, siamo qua, siamo qua. Un comando bianconero carico più che mai e una villa comunale strapiena hanno accompagnato la presentazione ufficiale della Sicula Leonzio, pronta ad affrontare il prossimo campionato di eccellenza da protagonista. In prima linea il patron Leonardi, il direttore generale Arturo Barbagallo e l'intera dirigenza della squadra bianconera, oltre che il sindaco di Lentini Alfio Mangiameli, fortemente fiducioso nel progetto. I 30 giocatori che saranno a disposizione di mister Sebi Catania si sono presentati quindi al pubblico lentinese, affamato di grande calcio. L'obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile, ma non tutti si nascondono. La Serie D potrebbe non essere solo un sogno. Contento, era una cosa che era dovuta per il paese. Ogni anno siamo partiti sempre in ritardo, quest'anno abbiamo programmato tutto il bene, il giusto, quindi era giusto fare anche. Sono molto contento, Lentini, anche se siamo il 21 di agosto, però ha risposto. Molte persone sono a mare, sono molto contento della presenza e sarò più contento la domenica quando riempiremo l'Angelino Nobile. Non ci possiamo nascondere, anche se siamo una matricola, però come dico sempre, sia a microfoni spenti e anche qui davanti a voi, che noi facciamo il nostro, ma sicuramente le altre non stanno a guardare, quindi faremo bene anche noi, dovremmo fare bene, ma secondo le altre come l'anno scorso ci danno fila da torcere. Ovviamente non siamo tutti, faranno proclami, cose, noi vogliamo lavorare, inutile protagonisti, non protagonisti, vogliamo fare bene e lavorare. Aspettiamo, penso, una stagione alla grande, perché la squadra è stata formata da elementi, un po' di categorie che conosco bene, la categoria, poi c'è Sebi che è un lentinese tocca, ha promesso di fare un campionato all'avanguardia, è stato il primo che lo ha detto e penso che ogni promessa sarà un debito. Speriamo di arrivare agli obiettivi promessi, perché il patrono Leonardi ci sta facendo divertire e che mantenga proprio le proprie promesse che ha fatto, perché alla fine ci siamo. Come squadra, come spero anche come pubblico, perché Lentini lo merita, lo conosciamo tutti, Lentini quelli che siamo, basta che vengano i risultati, sappiamo quello che facciamo.